chiedo scusa se ancora mi rivolgo a lei, ma questa volta si tratta di un'invenzione veramente eccezionale che molte persone gradiranno. La pubblichi subito, al fine di evitare a molta gente dei sacrifici inutili e costosi. Si tratta del metodo più sicuro che esista per la cura e la ricrescita dei capelli. Come lei sa, io sono uno studioso di tutti i problemi che riguardano le cure estetiche. Dovevo fare il medico. E sarei stato certamente un grande scienziato. Ma come accade spesso, nella vita, non ho potuto studiare, perché la mia famiglia non aveva i mezzi. Le solite ingiustizie del mondo. Ma sorvoliamo e veniamo alla mia invenzione. È risaputa da lungo tempo che il rosso dell'uovo fa bene ai capelli. Infatti molte donne se lo mettono sulla testa per avere i capelli più lucenti. È risaputo anche che la cipolla fa altrettanto bene al cuoio capelluto. Dunque la mia scoperta è semplice e mi è venuta in mente una sera mentre cenavo con mia moglie e i miei figli. Pensai all'uovo e pensai alla cipolla e pensai anche che scaldando questi due elementi ne sarebbe venuto fuori un impacco caldo di grande giovamento per le cure. Pregai mia moglie di farmi una frittata di cipolle e poi, fra il silenzio generale dei miei figli, mi posai la frittata sulla testa e continuai a mangiare. Finita la minestra, mi tolsi la frittata dalla testa e molto tranquillamente la mangiai. La stessa cosa la ripeto 3 volte la settimana e devo dire che i miei capelli, che avevano già incominciato a dare segni di cedimento, si sono notevolmente rinforzati. Dopotutto il mio metodo è anche economico perché nulla va perduto. Quando la frittata è fredda la mangio. La mia famiglia è molto orgogliosa di questa mia trovata e mi guarda soddisfatta ogni volta che ho la frittata sulla testa. Ma sarò grato se vorrà pubblicare al più presto questa mia, affinché i miei colleghi della banca sappiano con chi hanno a che fare. Grazie. Sarò molto lieto se tramite il suo giornale renderà noto questo mio comunicato. Da anni mi occupo di una nuova branca dell'educazione fisica, la penecultura, ovvero sia la cultura del pene, volgarmente chiamato cazzo. Secondo lei è più importante per un uomo avere forti le braccia, le gambe o il pene? La risposta è ovvia. Nelle palestre si praticano ginnastiche per tutte le parti del corpo, ma il pene viene sempre trascurato come fosse una cosa senza importanza. Non è anch'esso una parte del corpo? Nella mia palestra l'organo viene sottoposto a particolari esercizi che in breve tempo lo ritemprano e lo rinvigoriscono. Gli esercizi più indicati, tutti eseguiti con il pene, sono le flessioni, la sbarra, la verticale, l'arco, il martello e il sollevamento pesi. Per i casi più gravi, il paziente viene sottoposto al tiro delle molle. L'esercizio consiste nell'allungare e distendere con il pene una molla fissata al muro. Alcuni miei allievi che presentavano sintomi di impotenza, dopo un mese di palestra, riescono a sollevare con il pene pesi di 30-40 kg. Se vuole rendersi conto di persona, venga nella mia palestra. Milano. Vi segnalo un metodo per arrestare manifestazioni in piazza. Il mio metodo è naturale e nessuno c'ha colpa. Le autorità dovrebbero raccogliere molti nidi di vespa e tenere casette sempre pronte con vespe ingazzurrite. Quando c'è le manifestazioni in piazza, passare tra la folla una macchina e lanciare vespe vive. Subito le vespe incomincerebbero a pinzare chi si aggira e così starebbero tutti fermi, impalati, a guardare con occhio le vespe girare. Più le manifestazioni sono grandi e più vespe lanciare. Prima di lancio vespe, mantenere nelle casette sale e pepe. Assisi. Rendo di pubblico dominio la mia ricetta per fare il brodo con il pollo vivo. Ecco come si fa il brodo di mia completa invenzione, molto adatto per trattoria o altro genere pubblico dove si mangia. Il brodo di pollo morto non è buono come quello di pollo vivo, perché rimane senza vitamine e con poco sapore. Ecco come si fa.
si prende una pentola grossa e una piccola, secondo la gente che deve mangiare il brodo, e si mette a scaldare acqua potabile, possibilmente pulita. Quando l'acqua è calda, ma che non brucia, allora io prendo il pollo e lo metto a bagno sino a che il pollo non grida aiuto perché l'acqua brucia. Allora levo il pollo dall'acqua calda e lo metto nell'acqua fredda per rinvivirlo. L'acqua non deve essere molto calda perché sennò il pollo muore bollito. Il pollo nella pentola deve rimanerci circa 10 minuti, in modo che si scoglie un poco di grasso e di terra che dà molto sapore al brodo. Se il brodo deve essere per molte persone, allora si prende la pentola più grande e si mettono dentro 5 o 6 polli, uno alla volta, sempre con acqua caldina. Fare attenzione che i polli non siano malati, perché allora nell'acqua calda morino. Il brodo di pollo vivo è molto buono e fa molto bene e si digerisce meglio, e poi non si consumino i polli perché restino vivi e possono servire per altri brodi. Il mio indirizzo è VR, inventore del brodo col pollo vivo. Milano. Fumatori intossicati dalla nicotina, vittime della sigaretta, questo messaggio è per voi. Un giorno mi ringrazierete per la mia scoperta, che porterà un grande sollievo alla vostra salute minacciata. Dopo lunghi anni di studi sono finalmente arrivato al punto di poter gridare vittoria sulla sigaretta. Il bocchino speciale da me inventato, infatti, annulla completamente il danno provocato dal fumo e nello stesso tempo non toglie il gusto di aspirare la sigaretta. Essendo io un accanito fumatore, ho sperimentato a lungo la mia invenzione e posso asserire con piena fermezza che è veramente eccezionale. Il mio bocchino non è munito dei soliti filtri, che non servono a niente, ma bensì di una piccola valvola di sicurezza che in certo senso rappresenta la parte essenziale della mia invenzione. Passo a descrivere il bocchino, che è illustrato in ogni suo particolare nei 3 disegni che includo. È un bocchino doppio, come si vede, ma molto elegante. Un condotto serve a infilarci la sigaretta e l'altro condotto è il tubo di scappamento. Che cosa accade quando uno fuma con il mio bocchino? Accade che il fumo aspirato fa un breve giro in bocca e viene immediatamente aspirato dal tubo di scappamento che lo riporta fuori. L'illusione del fumatore sarà quella di aspirare la boccata, ma in realtà il fumo della sigaretta rimane nella prima parte della bocca solo per pochi secondi, evitando i danni causati dalla nicotina. Con il mio bocchino di scappamento si possono fumare sino a 100 sigarette al giorno senza risentire del più piccolo disturbo. La sensazione che si prova, dopo qualche giorno di abitudine, è del tutto simile a quella che si prova con altri bocchini. Invio un mio bocchino per prova. Desidererei lanciarlo in grande stile su tutti i mercati del mondo. Il mio nome è Bocchino di Scappamento. Trapani. Che questa mia lettera serva ad aiutare le autorità nella guerra alle evasioni fiscali. Dopo lunghi controlli e meditazioni, sono arrivato a questa conclusione. I maggiori evasori fiscali sono le passeggiatrici. Queste signore, alcune delle quali guadagnano sino a 500.000 al giorno, chi le controlla? Alcune passeggiatrici di alto bordo posseggono ville, appartamenti e negozi. Nelle loro case lussuose hanno personale di servizio e i loro figli studiano nei collegi dei ricchi. Io non intendo abolire le passeggiatrici, che sono utili alla società e sostituiscono in maniera peggiore quelle che erano una volta le case chiuse, ma propongo di mettere in atto un controllo per avere un'indicazione dei loro guadagni. Il metodo da me studiato sarebbe così. Si dovrebbe applicare all'organo genitale della passeggiatrice un piccolo apparecchio opportunamente studiato che registrasse come un tassametro il numero dei contatti avuti con uomini. L'apparecchio dovrebbe essere di piccole dimensioni ed elegante, in modo da non impedire il normale svolgimento lavorativo della passeggiatrice. Una volta alla settimana queste donne con apparecchio dovrebbero recarsi ad un apposito ufficio di controllo dove un funzionario, assistito da un medico, registrerebbe le prestazioni settimanali. Alla fine dell'anno, moltiplicando i contatti avuti per la tariffa singola della passeggiatrice, si avrebbe il guadagno approssimativo.
A questo controllo sfuggirebbero tutte le prestazioni con la bocca, che certamente aumenterebbero con grande vantaggio per la salute pubblica. C'è un altro lato positivo derivante dall'istituzione del registratore sessuale. Nel controllo settimanale, infatti, il medico, con la scusa di prelevare il piccolo apparecchio, potrebbe segnalare alle autorità un'eventuale malattia venerea in corso. Al piccolo contatore vaginale io ho dato il seguente nome: Chiavatometro. Milano. Non sono più giovanissima, ma ho ancora un aspetto piacevole e attraente. Pur avendo avuto molti uomini nella mia vita, non mi sono ancora sposata e anzi sono ancora vergine grazie ad un accorgimento che adotto da parecchi anni. Sono stata sempre attratta dalla mitologia e di questa parte così affascinante della storia dell'umanità sono tutta permeata e rivivo spesso gli antichi sogni dei grandi personaggi. Ebbene, la mia verginità è dovuta al mare, come già accadde per Giunone dopo l'immersione nelle acque salse dell'Egeo. Adottai questo sistema nell'estate 1950, periodo in cui ero fidanzata con un giovane bene di Milano. Per riacquistare la purezza perduta, mi immersi lungamente nel mare, restandovi delle ore, sino a che l'acqua salata esercitò il suo potere astringente. Mi recavo ogni mattina in barca un po' distante dalla costa e completamente nuda restavo in acqua 4 ore. La stessa cosa facevo nel pomeriggio e alla sera. Con mia grande felicità ritornavo bambina. Il mio fidanzato ne fu molto orgoglioso e decise di sposarmi. Il matrimonio andò poi a monte per altri motivi. Da allora ho avuto molti altri uomini e con tutti mi sono presentata in tutta la mia totale purezza. Il risultato lo si può ottenere anche d'inverno, riempiendo la vasca di acqua salata e restandovi immersi a lungo. Per accorciare i tempi basta aggiungere più sale. D'estate ho una vita molto intensa, dato il mio ambiente aristocratico, ma non rinuncio mai ai bagni di mare purificatori. Ogni giorno sto in acqua circa 8 ore per presentarmi ogni sera alla vita nella mia completa verginità. Credo che questa mia lettera sia molto utile per tutte quelle donne che, pur avendo una vita movimentata, tengono molto a presentarsi pure all'uomo del cuore. Santa Teresa di Gallura, Sardegna. Sono un uomo solo da tanto tempo. Mia moglie è morta 10 anni fa e i figli sono a lavorare all'estero. Ho 65 anni e vivo con una modesta pensione di impiegato delle poste. Ma vivo abbastanza bene perché qui la vita non è molto cara e io non ho grandi esigenze. È una vita un po' monotona, ma io faccio di tutto per renderla interessante. Anzi, a questo proposito, voglio suggerire a tutti quelli che sono come me un metodo abbastanza efficace per sentirsi meno soli. Si tratta di un registratore da inserire nel telefono e nel quale è registrato un programma di circa 2 ore. Il programma comprende telefonate a me stesso fatte con la mia voce, ma in modo che sembri un altro. Sono registrate anche telefonate sbagliate, dove la mia voce, dopo aver detto pronto, chiede scusa. Ogni tanto c'è una telefonata di una voce femminile, da me imitata, e dovrebbe essere mia moglie. Il registratore entra in azione per mezzo di un pulsante che ho sul comodino e fa tutto da solo. Così di sera, quando vado a letto, siccome è il momento più triste di tutta la giornata, attacco l'apparecchio e resto in ascolto. Dopo 2 minuti squilla il telefono e io subito rispondo e dall'altra parte sento una voce che mi dice: «Come stai, Gianni? Stai bene? Perché non vieni da noi domani, a cena? Oppure, fra poco saremo tutti da te e festeggeremo assieme il nostro ritorno. Come stai, babbo?» L'ultima telefonata è sempre quella di mia moglie che mi dice: «Buonanotte, Gianni, ti sono sempre vicina, dormi tranquillo». Molte persone rideranno di questa mia trovata, ma per me e per tutti quelli che sono soli come me è una cosa importante. Milano. Vengo con questa mia per comunicarle una grande invenzione da me compiuta e che sconvolgerà il mondo. Ho inventato la macchina per dormire. È un tubo di gomma che deve essere appeso ad un gancio nel soffitto. Chi soffre di insonnia applica la bocca al tubo e lo succhia, riuscendo così ad addormentarsi lentamente. Una grossa cifra,
100.000 lire mi è stata offerta perché cedessi il mio ritrovato all'Università di Addis Abeba. Prima di farlo, vorrei che il mio tubo venisse ripreso dalle telecamere nel momento in cui fa addormentare. Dimenticavo di dirle che il tubo confina con un recipiente pieno di menta o di altra erba aromatica, dal forte potere ipnotico. E qui sta il segreto della mia invenzione. Attendo una sua convocazione negli studi televisivi. Mi avverta qualche giorno prima, così mi posso procurare la menta. Grazie. Milano. Oggetto. Invenzione di un apparecchio vibromassaggiatore ad azione riflessa con comandi elettrizzati a rapida azione sintetica sulla sfera sessuale. Trattasi di un moderno congegno portatile basato sugli ultrasuoni e applicabile sul corpo per mezzo di cinghie elastiche. L'apparecchio è munito di un piccolo serbatoio contenente menta liquida ed estratti di erbe aromatiche. L'apparecchio da me inventato trova la sua risposta nelle depressioni psichiche, nelle atonie sessuali e nelle crisi di scoraggiamento. Il vibromassaggiatore allevia anche i dolori della colonna vertebrale e i crampi in genere. Il funzionamento è quanto mai facile e pratico. Estratto dalla borsetta dove è contenuto, l'apparecchio deve essere applicato sulla parte desiderata e messo in funzione mediante un pulsante a filo. Subito verranno avvertite piacevoli vibrazioni e un vapore di menta impregnerà tutto il corpo senza sporcare minimamente gli indumenti. La mia invenzione è particolarmente indicata nei rapporti coniugali un po' stanchi. Ho ricevuto da molti coniugi lettere commoventi. Per il piacere che provoca e per la lieta atmosfera che crea con profumi e vapori eccitanti, il mio vibromassaggiatore alla menta è senza dubbio di estrema utilità per tutti coloro che, presi dal vortice della vita moderna, hanno dimenticato le gioie terrene. Roma. Ecco finalmente all'umanità il dono più grande che un uomo possa fare, superiore di gran lunga alle conquiste lunari e agli esperimenti atomici. In qualità di medico studioso e sperimentatore, ho messo a punto un medicamento di rapida azione e di lunga durata. Trattasi insomma, e nel dirlo mi commuovo, del vaccino della pace. Un vaccino di somministrazione normale per via intramuscolare che provoca nell'individuo un cambiamento totale, spostando tutto il suo stato psichico nelle alte sfere della pace. Per pace intendo una spiccata volontà a fare del bene, la negazione completa contro ogni forma di violenza, l'assenza completa di odio e un trabocchevole sentimento d'amore. Il vaccino deve essere ripetuto ogni 3 anni come quello contro la febbre gialla e il periodo migliore è la primavera. Il vaccino della pace non ha nessuna controindicazione e può essere somministrato a tutte le età. I governi di tutto il mondo, nell'apprendere di questa mia grande scoperta, dovrebbero immediatamente emanare una legge che costringe tutte le popolazioni del globo a vaccinarsi. In meno di un mese la nostra amata Terra avrebbe finalmente la pace. Emanare immediatamente e fortemente. Il vaccino della pace è pronto. Pace ai popoli di buona volontà. Perugia. Vi presento un brevetto da me inventato e collaudato sotto la mia responsabilità per esibizione all'aperto in fiere e feste. Si tratta del cane aquilone, dal sottoscritto miso a punto dopo ripetuti esercizi e prove molto forti. Siccome ho un cane che rincorre sempre tutte le macchine che passino e che raggiunge velocità molto elevate, ho pensato di addestrarlo come aquilone, facendolo innalzare da terra e volare in cielo come un cane di carta, solamente che il mio è vero. Ecco la descrizione precisa di come si svolge la mia esibizione con il cane aquilone volante. Io leggo il cane con una corda lunga 12 metri e anche di più. Poi l'altro capo della corda lo leggo al paraurti di dietro della mia macchina sprint. A questo punto prendo gradualmente la corsa sino a toccare i 100. A questa velocità il cane comincia a far fatica a starmi dietro a corsa e allora, siccome è istruito, fa un salto e si inalza. A questo punto io aumento la velocità a 150 e allora il cane si inalza sempre più per tutta la corda. Così passo per le strade e la gente guarda molto incuriosita il cane che vola. La manovra più difficile è quando devo far scendere il cane. Devo diminuire gradatamente la corsa sino a che il cane si abbassa e tocca terra con le gambe.
A volte con questa manovra che devo ancora perfezionare, il cane tocca terra male e russola molte volte. Per mettere a punto questo brevetto, ho già consumato 17 cani e 2 gatti. L'esibizione deve essere fatta su strade sgombere. Catania. Presento la mia formicoterapia, infallibile cura contro le malattie di stomaco e di intestino. La formicoterapia è frutto di studi compiuti dal sottoscritto su trattati di medicina e su metodi di cura tramandati dagli antichi abitatori delle Ande colombiane. Si tratta in sostanza di una cura basata sull'ingestione di formiche vive nella quantità e nei modi più consoni alla malattia da curare. Per le ulcere gastriche, per esempio, basta ingerire al mattino circa 2000 formiche vive e restare per mezz'ora coricati senza fare il minimo movimento per permettere ai piccoli animali di fare un lavoro intenso e completo. Durante la formicoterapia, il paziente avvertirà un forte prurito nella parte malata e a volte anche un leggero dolore, che si calmerà non appena le formiche avranno cessato di vivere. Per la colite e tutte le altre malattie dell'intestino, le formiche vanno somministrate per via rettale mediante un apposito beccuccio con pompetta simile a quello usato per i clisteri. Per questa ultima applicazione bisogna che l'intestino sia molto pulito ed è consigliabile, perciò, che il paziente prenda il giorno prima un lassativo. L'azione delle formiche sulle parti malate produce, come già detto in precedenza, un forte prurito che nelle persone più sensibili può trasformarsi in vere e proprie crisi di riso. Il malato, dopo la formicoterapia, avverte un senso di benessere generale e un appetito insaziabile. Infatti, le formiche, durante la loro azione di drenaggio, ristabiliscono una perfetta elasticità degli organi malati, che contraendosi provocano fame. L'applicazione di formicoterapia deve essere fatta una sola volta alla settimana per la durata di un mese. Le formiche più adatte sono quelle piccole che si trovano nella terra della nostra campagna. Sconsigliate nella maniera più assoluta le formiche dei pioppi. Ai soggetti facili alle crisi di riso e di contorsioni si consiglia prima dell'applicazione l'uso dei tranquillanti. Modena. Sull'esempio della grande casa automobilistica, famosa in tutto il mondo, mi occupo sin da bambino di auto da corsa e ho già elaborato una serie di motori che hanno sempre dato ottimi risultati. Io lavoro in privato e non faccio pubblicità sul mio operato. Preferisco, sino a che posso, sperimentare da solo i miei brevetti. Sono autore, fra l'altro, di un apparecchio per non consumare benzina che sfrutta i gas di scarico. Tale apparecchio, da me costruito 10 anni fa, non ha avuto in Italia il successo che merita, ma senza dubbio costituisce una grande conquista nel campo del risparmio. Sono particolarmente specializzato nel campo dei carburatori e con abili accorgimenti riesco a far rendere i motori in maniera prodigiosa. L'ultima mia scoperta merita di essere posta all'attenzione perché costituisce forse la più sensazionale trovata nel campo della velocità. Dopo varie prove mi sono reso conto che un motore in moto è simile nelle sue funzioni al fisico umano. Un motore subisce delle trasformazioni. Ed è così spiegato il perché alcuni piloti con la stessa macchina riescono a fare molto più di altri. Il motore si affeziona alle persone e soffre e gioisce con loro. Dopo questa premessa, passo a spiegare la mia scoperta. Ho messo nella benzina della droga e il risultato è stato eccezionale. Sono bastati pochi grammi di cocaina per trasformare la mia Giulia in mostro. Ad ogni accelerata era un ruggito e quando ho messo la marcia e ho schiacciato l'acceleratore l'auto si è alzata da terra ed è sfrecciata come un fulmine. Nelle marce successive ho dovuto usare al massimo cautela perché altrimenti avrei decollato. Il risultato si può ottenere con qualsiasi tipo di macchina, ma certamente è migliore sulle macchine veloci. Si può usare anche la morfina e la shish, ma il miglior risultato si ottiene con la cocaina. Per maggiori spiegazioni e chiarimenti, sono a vostra completa disposizione. Milano. Prendo noto questa aspettabile direzione di aver inventato un nuovo gioco per la gioventù, chiamato Cici Balecco. Questo gioco è molto utile per mettere in evidenza le parti sessuali degli uomini e delle donne. Il gioco si fa mettendo un bastone in bocca
al quale è attaccato un filo con una pallina di legno. Facendo dei movimenti appropriati, la pallina deve prima battere sul sedere e poi battere sulla natura, in modo da avere un movimento flessuoso e ritmico, che abitua sin da bambini a compiere bene il movimento sessuale. Il cicibalecco è silenzioso e molto piacevole, specialmente sulle spiagge. Se la pallina di legno facesse male, specialmente sulla parte davanti, la si può sostituire con una di stoffa o di gomma. La pallina di legno, però, oltre ad essere più indicata per il peso, svolge anche un'azione di indurimento degli organi. Per questa sua ultima proprietà, il cicibalecco può essere praticato anche da uomini anziani. Rota e Magna, Bergamo. Annuncio alla televisione una mia prova con cane domenica per strada. Ho messo a mio cane due ruote fra le gambe, come bicicletta, e mando cane giù per la strada e in discesa, e cane sta su e cammina. Già una prova fatta, e cane camminato, ma non riuscito a sterzare, è andata a battere in muro, ma non si è fatto nulla. Le due ruote di piccola bicicletta da bimbo sono fissate alle sampie del cane con forcella di bicicletta, una dietro e una davanti. Prime volte il cane non riusciva a stare in piedi e cadeva, ma con grande allenamento ora il cane sta ritto e cammina in discesa o a spinta. Il cane, siccome quando prende la corsa in discesa non si ferma più, allora ha imparato a frenare calcando il culo sulla ruota di dietro. La mia prova con cane a ruote farò domenica se televisione viene a avvisarmi in tempo per preparare bene cane.